che poi alle 21 ci sarà la prof dell'amore, su questo canale, che vi insegnerà, cioè ci insegnerà, insegnerà anche a me, perché è la prof dell'amore, ci insegnerà come dare piacere agli uomini. Voi che siete vecchie, voi che siete, diciamo, come dire, mezze frigide, anzi, più frigide che mezze, voi che siete mezze frigide, che siete vecchie, che siete in carta pecorite, avrete ancora la possibilità di imparare come dare piacere a un uomo. Quindi salutiamo anche la nostra Rosa e la nostra Rosi, salutiamo Andrea, anche Andrea Giovani, e cerchiamo di capire, mentre voi fate donazione al canale, cerchiamo di capire come partiamo, come farlo tornare in ginocchio da te. Ora, ci sono diverse cose fondamentali da fare, no? Quando sei interessata a un uomo, quando ti interessa un uomo, o anche una donna, perché mutatis mutandis vale sia per gli uomini che per le donne, ovviamente la prima cosa che devi fare è cercare di capire che tipo hai a disposizione, diciamo, quali sono le persone, perché noi, ecco, molte persone, no, che hanno, per così dire, la pretesa, ma in realtà sono dei catramisti o delle sciampiste, hanno la pretesa di insegnare strategie di seduzione, poi non sanno nemmeno come identificare la persona, no? Vanno a muzzo per sentito dire, perché hanno sentito qualcosa e quindi vanno in questo modo, no? Invece, salutiamo anche Vindreams, e quindi invece bisogna agire in modo scientifico, bisogna agire in modo mirato e cercare di capire qual è la persona che abbiamo davanti, che caratteristiche ha, che tipologia ha, perché tu, se devi amplificare dei turbamenti, e teniamo presente che ognuno ha i suoi turbamenti fondamentalmente, e noi possiamo utilizzare, diciamo, tutte le strategie migliori per diventare vincenti, perché le relazioni sentimentali affettive hanno questa caratteristica, che devono essere mirate, devono essere comunque precise se funzionano, altrimenti fate come gli sciampisti, i catramisti della seduzione, che dicono puttanate a raffica, non sanno neanche da che parte girarsi, eppure dicono cagate, no? Ma questo è anche giusto che possano dire cagate, perché io trovo che siamo in democrazia, no? Quindi c'è posto per le puttanate di tutti. Ovviamente sta alle persone intelligenti saper discriminare, diciamo, la crusca dal grano, saper dividere la crusca dal grano, trovare la persona giusta, fondamentalmente, saper fare le azioni giuste. E allora cerchiamo di capire, ad esempio, uno strumento molto utile per capire la persona che abbiamo davanti, quindi di conseguenza capire la sua compulsione, capire il suo turbamento, è proprio l'enneagramma, no? Enneagramma, che è un sistema molto interessante di personalità, che descrive, diciamo, un sistema di tipi di personalità all'interno della quale ci sono 9 tipologie di base, e ognuna di queste tipologie è caratterizzata da motivazioni, è caratterizzata da desideri, è caratterizzata da modalità di pensiero e da comportamenti distinti, particolari. Quindi noi dobbiamo cercare di capire, quando interagiamo con una persona, che persona abbiamo davanti, perché i comportamenti che dobbiamo mettere in atto per farlo tornare, o per farla tornare in ginocchio, per zerbinarla, per renderla zerbina o zerbino, saranno molto diversi a seconda del tipo di personalità. Ovviamente ci sono tantissimi, diciamo, salutiamo anche Patrizia Perotti, ciao nostra Patrizia, e vi ricordo, mi raccomando, non mancate questa sera alle ore 21, che abbiamo la prof dell'amore, questa sera alle ore 21, che vi insegnerà, anche se siete vecchie, decrepite,
essere più sensuali nei confronti di un uomo. Quindi mi raccomando, non perdetevi la prof dell'amore alle ore 21. Ma comunque, detto questo, mentre fate una donazione al canale, mentre vi abbonate al canale, vediamo quindi queste nove tipologie di cui ho accennato diverse volte, ma quindi questo sistema, diciamo, di nove personalità è molto utile perché ci permette, diciamo, di capire, ci permette di comprendere quali sono, diciamo, queste nove personalità e come agire. Come agire, perché ogni personalità ha delle compulsioni che poi andremo a vedere. Quindi quando voi interagite con una persona dovete subito cogliere ad esempio il linguaggio non verbale, che è un punto fondamentale per capire chi hai davanti. Allora, abbiamo la tipologia, quella che viene chiamata tipologia numero uno, che poi è anche errato, no, chiamare tipologia uno, perché sarebbe il tipo perfezionista, no? Questa tipologia è caratterizzata, li riconosciamo perché sono caratterizzati da un forte senso del dovere, hanno la tendenza alla perfezione, no? E sbiellano quando non riescono a fare le cose fatte per bene. Sono tipologie iperlogiche. Ad esempio, un altro punto fondamentale è riconoscere, no? Saper distinguere se una tipologia è emotivo o iperlogico. Ovviamente il perfezionista sarà sempre iperlogico. Ovviamente le strutture sono sempre, comunque, come dire, cioè i modelli comportamentali sono sempre, si intrecciano sempre, insomma, però noi dobbiamo imparare a riconoscere. Quindi, come si comporterà una tipologia 1 fondamentalmente? Beh, tenderà ad esempio a mettere in atto un comportamento orientato verso l'etica, verso l'obiettivo di fare le cose nel modo migliore possibile. Ecco, perché poi noi, una volta che abbiamo identificato la tipologia, perché adesso vedremo l'1, il 2 è la tipologia, poi approfondiremo ovviamente, il 2 è la tipologia altruista, il 3 è la tipologia manager, quello anche questo iperlogico ma molto più scalto fondamentalmente, poi abbiamo la tipologia emotiva, la numero 4 romantica, il numero 5 una persona che introietta verso se stesso, che rappresenta un po' l'eremita dei tarocchi, perché in tutte le strutture ci sono la tipologia 6, la tipologia 6 è un po' la persona fedele, il collaboratore, però un po' privo di personalità, tendenzialmente un po' zerbino. La persona 7 è la persona edonista, entusiasta, diciamo. L'8 è il boss, il capo, una persona più autoritaria, conflittuale padre. Il 9 è tendenzialmente un conflittuale madre, un pacificatore, una persona che ha questo tipo di comportamento. Ora, poi vedremo come riconoscerli. Ovviamente nei seminari queste cose qua vengono spiegate in modo preciso, mirato, dettagliato, in modo tale che siano a prova di scemo, tutti quanti possano comprenderle. Allora, ognuna di queste tipologie poi vedremo anche, diciamo, anche delle, come possiamo dire, anche delle caratteristiche fondamentali e delle compulsioni. Ad esempio, il tipo 1, che poi vi dirò altre cose anche molto più interessanti, il tipo 1 sono persone che sono guidate dal bisogno di perfezione, di fare le cose nel modo giusto, cercano sempre di controllare se stesse, hanno paura degli errori, quindi vanno a stimolare sugli errori, temono fortemente il giudizio. Quindi, ecco, perché poi voglio, adesso farò una roba, diciamo, molto ampia, che poi chi seguirà i seminari, diciamo, chi seguirà i seminari poi potrà comprendere appieno, perché è ovvio che adesso vi do una leggera infarinatura. Ci sono delle cose interessanti, saluto anche Giovanna, che possono funzionare bene e che sono invece queste mediate dall'analisi transazionale, no? Molte delle persone
che insegnano seduzione, no? Molte delle sciampiste o dei catramisti che insegnano seduzione neanche sanno che cos'è l'analisi transazionale, perché sono ignoranti come capre, ignorano, no? Vanno a muzzo, vanno per sentito dire, no? Ripetono delle cose che magari io ho detto, soltanto che essendo ignoranti le capiscono male, e quindi quando le ripetono riportano delle cose che, diciamo, ho detto io, ma le riportano male, quindi fanno cazzate, no? Sono ignoranti come delle capre. Una delle cose fondamentali è quella di capire, diciamo, il triangolo drammatico o il dramma di Cartman, che è fondamentale nella seduzione, il dramma di Cartman. Come puoi sedurre se non sai come sviluppare il dramma di Cartman o Cartman? Non so se si pronuncerà, abbiamo qua la nostra grinettina in inglese, Cartman o Cartman, ma comunque sia, o Cartman o Cartman è fondamentale nella seduzione, perché ci permette di essere molto più seduttivi, ci permette di essere molto più incisivi. Che cos'è questo dramma, no? Perché tra l'altro si chiama dramma? Beh, si chiama dramma per un motivo molto semplice, che è composto da una triade. Ricordiamoci che l'analisi transazionale è stata sviluppata, è un metodo, no? Che è stato sviluppato da Eric Berne intorno agli anni 60 più o meno, poi ci sono stati altri sviluppi, gli anni 60 del XX secolo, quindi diciamo che è già 70 anni perlomeno, no? L'analisi, no, 70, beh, diciamo 60 anni, diciamo una 60 anni più o meno, ma funziona molto bene. Questo diagramma, questo dramma di Cartman o Cartman è una triade che tra l'altro chi fa i miei seminari abbiamo visto delle triadi fondamentalmente, questa è un'altra triade un po' diversa che poi magari quando parleremo in modo più approfondito di analisi transazionale potremo vedere, ed è una triade che è formata da chi? È formata da una triade vittima, carnefice e salvatore. Salvatore non Salvatore Turiddu, nato a Mazara del Vallo. Intendo salvatore nel senso di colui che salva. Quindi vittima, carnefice e salvatore. No? Fa riferimento quindi a un modello di interazione disfunzionale fondamentalmente, che si può verificare tra le persone, che può essere molto utile nella seduzione, e questo modello, che è noto anche come dramma di Cartman, perché l'ha ideato, diciamo, Steven Cartman o Cartman, è un concetto chiave dell'analisi transazionale. Questo è già un concetto post Eric Berne, no? E suggerisce che molte delle interazioni sociali e che noi dobbiamo imparare a usare, le persone assumono tre ruoli. Ricordatevi che la seduzione è l'amplificazione dei turbamenti, quindi non è che nella seduzione dobbiamo mettere in atto delle comunicazioni chiare, la seduzione deve essere un gioco, ed è fondamentale giocare il gioco della seduzione, è fondamentale imparare a giocare il gioco della seduzione. Se non sapete giocare al gioco della seduzione, andate a pascolare le pecore. Salutiamo anche Crazy Robby. Andate pure nel pollaio a fare le galline nel pollaio, oppure andate a pascolare le pecore, no? Perché una donna seducente, una donna seduttiva, anche un uomo seduttivo, è un uomo che gioca. E ricordatevi che uno dei principali, diciamo, uno dei principali, come possiamo dire, modi, diciamo, uno dei principali libri che ha sdoganato, diciamo, la seduzione, non è il mio, purtroppo, ma è un libro scritto da un giornalista del New York Times, tal Neil Strauss, giornalista del New York Times, che ha scritto questo libro, The Game, non so se lo pronuncio bene, che tra l'altro è abbastanza introvabile, adesso io ce l'ho comunque, ed è un libro interessante. Ovviamente questo è
un libro che è stato strutturato per gli uomini che vogliono sedurre le donne, no? The Game, il gioco, perché la seduzione deve essere un gioco. La seduzione deve essere fondamentalmente un gioco, questo è un punto fondamentale. E il problema della seduzione è la wanite, cioè se voi avete nella testa una persona, non giocate più, quindi levatevi dalla testa le persone, dovete giocare, cioè il godimento del gioco della seduzione è giocare, non è giocare, il gioco della seduzione non deve fottere niente delle persone, le persone sono degli strumenti che ci consentono di giocare, che ci consentono di raggiungere degli obiettivi, mai fare diventare una persona un obiettivo. Perché se tu dici, ma io voglio Mario Rossi perché io amo Mario Rossi, io voglio Mario Rossi perché io amo Mario Rossi, voglio Mario Rossi, e allora col cazzo che Mario Rossi verrà da te, Mario Rossi ti sfanculerà perché entrerai subito in modalità zerbina. Entrerai subito in modalità carampana, malgasciona, sciampista, catramista, etidista, borderline, non lo so, chi più ne ha più lo metta e non riuscirai a sedurre nessuno. Allora, questa triade disfunzionale, vittima, carnefice e salvatore, quindi fa riferimento a questo dramma di karma, no? La vittima chi è? La vittima è una persona come voi. È una persona che si percepisce oppressa, che si percepisce impotente, che si percepisce senza speranza. Provate a pensare a tutte le volte che in amore vi siete sentiti impotenti, senza speranza, senza la possibilità, non vedevate la luce per riuscire a conquistare una persona. Questa è la vittima. Ora, uno, se è vittima veramente, è un poveraccio, un disgraziato, perché resterà sempre nel ruolo di vittima, resterà sempre nel ruolo di vittima. Invece, ogni tanto è importante imparare a giocare una volta è importante imparare a giocare il ruolo di vittima. Ma il ruolo di vittima deve essere transitorio, perché poi ci sono altri due ruoli che sono estremamente importanti nella seduzione. È il ruolo di carnefice. Il carnefice è la persona che critica, che opprime, che danneggia la vittima, che diciamo che la tradisce, non lo so, insomma, magari non la tradisce neanche, ma che fondamentalmente umilia la vittima. Che toglie dignità alla vittima, ma non è che il carnefice, diciamo, va a muzzo, va a caso, il carnefice si aggancia alla vittima. Quindi vittima e carnefice, diciamo, sono due parti della stessa medaglia, perché la vittima e carnefice sono due parti della stessa medaglia, perché la stessa persona è vittima aggancia al carnefice fondamentalmente. E poi c'è un terzo elemento della triade che è Salvatore Turiddu da Mazara del Vallo, no? E non c'entra niente Salvatore Turiddu, ma è Salvatore, no? Il Salvatore che chi è il Salvatore? Il Salvatore è praticamente la persona che interviene per salvare la vittima dal carnefice e questa persona può assumere il ruolo di Salvatore, ad esempio. Ma spesso lo fa in modo perpetuare, diciamo così, la dinamica disfunzionale piuttosto che aiutare la vittima, cioè il salvatore rende dipendente la vittima. Vittime e carnefici scambiano i ruoli, certo, ma noi dobbiamo. Ecco, il discorso è che. Praticamente, qual è il vero problema? Che voi entrate in un ruolo. Oh, Federico Picchianti, grazie Federico. Abbiamo anche qua nell'altra chat su TikTok, abbiamo Federico, grazie, grazie. Allora, e il Salvatore chi è? Il Salvatore è uno che viene a salvare fondamentalmente, è una persona che ti viene ad aiutare, una persona che ti viene a togliere fondamentalmente le castagne dal fuoco. Però il vero problema è che noi siamo intruppati, siamo
sclerotizzati su un ruolo. Noi dobbiamo imparare a giocare tutti i ruoli. Quando serve la vittima, devo fare la vittima. Quando serve il carnefice, devo fare il carnefice. E quando serve il salvatore, devo fare il salvatore. Tra l'altro, questo è un meccanismo manipolativo, ma che viene utilizzato anche dagli stati. Perché lo Stato cosa fa? Ti fa sentire una vittima, no? Ad esempio, ti fa sentire una vittima. C'è un bacillo cattivo che ti tartasserà. C'è il bacillo cattivo, che è il carnefice, che ti fa sentire vittima, ma il salvatore, che è quello che ti dà il siero magico, diciamo, ti porta nel paese dei balocchi, ti dà il siero magico, che ti fa uscire fuori, diciamo, dal bacillo cattivo, il bacillo cattivo, però tu diventi dipendente dal salvatore, perché vai a farti pungere. Perché vuoi a tutti i costi questo siero magico? Perché, come dire, prima il salvatore ti genera il problema e te l'amplifica, e poi ti trova la soluzione fondamentalmente, no? E la soluzione qual è? È il siero magico, no? Ma il siero magico ti rende dipendente, perché tu di sto siero magico dovrai costantemente, diciamo, andare sempre a dipendere dal siero magico che ti. Quindi vedete che questa triade, ma è la stessa triade che ha messo in atto Hitler quando voleva sterminare il popolo ebraico, no? E cosa ha fatto Hitler per sterminare il popolo ebraico? Ha semplicemente detto che questi erano dei carnefici perché facevano gli usurai. Usuravano il popolo tedesco che dipendeva economicamente da queste persone. E quindi qual è la soluzione che ha proposto Hitler? Beh, diciamo, li mandiamo a fare un giro, diciamo, a farsi le docce e ce li togliamo dalle balle. E questo ha usato sempre questa triade. Questa triade, vittima, carnefice e salvatore, è una triade perversa. Perché la può utilizzare, se voi fate la vittima, agganciate i carnefici, ma poi potete sgattaiolare, diventare salvatori di voi stessi, oppure potete diventare carnefici del carnefice che diventerà vittima. Quindi sono dei meccanismi che ruotano. L'importante è avere la consapevolezza che esistono questi meccanismi e imparare a farli funzionare, perché se non li fate funzionare. Come dire, se tu non hai la forza di guardare dentro il baratro, diciamo, guarderà dentro di te, i demoni guarderanno dentro di te. Quindi, nella triade, diciamo così, questo concetto di triade fondamentalmente è un punto fondamentale. E nella seduzione, nel gioco della seduzione, va usato. Quindi, tu quando interagisci con una persona, beh, sicuramente. Magari a livello logico, diciamo, utilizzerai le parti adulte. Ecco, perché questi giochi, e poi ce ne sono anche altri giochi dell'analisi transazionale, sono, diciamo, dei giochi che riguardano le parti bambine fondamentalmente, o le parti genitoriali, perché il carnefice è fondamentalmente un genitore, il salvatore è l'altro genitore. E la vittima e il carnefice sono i bambini, il bambino ribelle, il bambino adattato, insomma. Poi ci sono anche altri giochi, ad esempio, molte persone giocano il ruolo se solo, nella seduzione. Molti uomini sfigati iniziano a dire: beh, se solo fossi ricco riuscirei a conquistare tante donne. Quanti uomini di voi che poi si fanno pugnette a più non posso, vivono di pugnette? Pensano, hanno questo gioco se solo fossi ricco avrei tanta figa. Oppure molte donne che dicono: se fossi più magra, picchianti, Federico, ciao Federico, benvenuto, seguite Federico Picchianti, che a parte i capelli, diciamo, è un po' il mio successore, grazie Federico. E quindi seguitelo su tutti i social, è molto bravo, un love coach. E molto bravo veramente, confermo, confermo. E poi è anche più giovane di me, che potrebbe essere, diciamo,
un qualcosa anche di vantaggioso, perché l'età conta, insomma, potrebbe essere il mio figlio capelluto, il mio figlio capelluto. E comunque è interessante, no? È interessante questo concetto. Il concetto di fondo qual è? Che molti uomini mettono in atto il gioco se solo fossi ricco, se solo fossi bello, e le donne se solo fossi più giovane. Ma sei vecchia, se solo fossi più bella, se solo fossi più magra, se solo sto cazzo! Perché il se solo è soltanto un gioco perverso, autosabotatore, non c'entra nessun se solo. Ma voi invece lo usate spesso questo gioco, in cui ti lamenti costantemente di un problema e attribuisci la responsabilità di risolvere questo problema a persone o circostanze che sono fuori dal tuo campo di controllo, che sono fuori dal tuo raggio d'azione. Se tu dici, se solo fossi più ricco, potrei andare in palestra per dire, no, mettermi in forma, avrei più tempo libero e riuscirei a sedurre, perché sei uno sfigato. Oppure un altro gioco è non ci posso far nulla. In questo gioco la persona si presenta come vittima delle circostanze degli altri, come se l'universo ce l'avesse con lui o ce l'avesse con lei, no? In cui pensi che l'universo in qualche modo ce l'ha con te, perché il problema è che tu dici praticamente questa frase. Non ci posso fare nulla. Ora, voi dovete uscire fuori da questi giochi se volete che l'altra persona ritorni in ginocchio da voi. È molto importante questo. È molto importante perché se tu dici che non ci puoi fare nulla perché dipende dagli altri, vuol dire che tu non riuscirai mai a fare niente. Quello che invece è un altro gioco che seduce molto è girare il coltello nella piaga. Tu, se vuoi sedurre una persona, devi capire qual è la sua piaga e girarci il coltello dentro. Fare scarpetta nelle sue emozioni, no? Girare il coltello nella piaga, ma non nella tua piaga, perché spesso voi vi girate il coltello nella vostra piaga. E cosa vuol dire? Vuol dire che, diciamo, continuerai a riportare alla luce le tue vecchie ferite, i tuoi vecchi errori, impedendo ad esempio a una relazione di andare avanti, impedendoti di conquistare una donna, no? Questo gioco ti serve a mantenere sempre un senso di inferiorità. Se tu invece questi giochi li usi per l'altra persona, li usi verso gli altri, a un'altra persona devi farla, devi dirgli: beh, certo che se solo fossi più bella potrei uscire con te, se solo fossi più giovane non avrei problemi ad avere una relazione con te, se solo tu fossi più giovane, se solo tu fossi più ricca non avrei problemi a sposarti. Se solo tu fossi più ricca, ti sposerei. Se solo tu fossi più giovane, ti sposerei. Se solo tu fossi più bella, ti sposerei. E quindi gli metti il vincolo, glielo metti tu in quel posto. Perché in questo modo, tu riuscirai a girare il coltello nella piaga. E soltanto chi impara a girare il coltello nella piaga. Riuscirai a dare delle. E poi non importa, no? Perché c'è, cioè, quello che dice: vabbè, ma anche tu non sei tanto più giovane. Che cazzo c'entra? Non c'entra niente, perché è come si sente l'altra persona, no? È come si sente l'altra persona fondamentalmente, che in qualche modo ci coinvolge, che in qualche modo ci distrugge fondamentalmente, no? E noi possiamo agire. Ecco, quindi questo ad esempio è un'altra modalità interessante, no? Queste cose però vanno utilizzate a seconda della tipologia. Questo lo spiego nei seminari. Chi volesse seguire i miei seminari si può sempre abbonare all'abbonamento base, no? Perché questi comportamenti, il ruolo, i giochi, il triangolo, il dramma di Karman vanno utilizzati in modalità diversa a seconda della tipologia dell'enneagramma, no? Vi ricordate l'enneagramma, l'enneatipo che dicevo prima, no? Che ricordo, abbiamo il tipo perfezionista, il tipo altruista, il tipo manager, il tipo romantico, il tipo eremita, diciamo, il tipo collaboratore, fedele, il tipo entusiasta, edonista, il boss, il pacificatore, insomma.
E ognuna di queste tipologie ha i suoi punti di forza, le sue sfide, le sue modalità caratteristiche di reazione, di reagire alle circostanze, le sue modalità caratteristiche di innamorarsi. Quindi è fondamentale per girare il coltello nella piaga capire qual è la piaga, perché io posso girare il coltello nella piaga, ma devo capire qual è la piaga, perché se no magari giro il coltello da una parte che non serve a niente, che non dà nessun beneficio, quindi questo è importante, no? E quindi poi spiegherò meglio. Comunque, ad esempio, il perfezionista che riconosciamo dal comportamento un po' rigido, il perfezionista tende a essere molto iperlogico, tende ad avere una bassa gestualità, perché poi dal linguaggio non verbale riusciamo a cogliere. Lui vorrebbe evitare gli errori e quindi se tu lo fai sentire sbagliato e teme molto il giudizio, lo seduci, lo coinvolgi perché gli vai subito a dare una sferzata di emozione. Il tipo, l'altruista ha sempre bisogno, diciamo, di amore e approvazione. E quindi tu ti presenterai con qualche problema perché questo che tende a vivere la conflittualità materna cercherà, si aggancerà a persone problematiche, cioè a livello logico-razionale è la donna che a livello logico-razionale vuole un uomo affermato e di successo, ma poi si innamora dei falliti pieni di problemi. Quante di voi a livello logico-razionale vorrebbero un uomo affermato e di successo, ma poi vi siete innamorati degli stronzi, dei bastardi, di quelli pieni di problemi che vi hanno soltanto causato problemi e voi vi siete agganciate come delle malgacozze? Questo è un qualcosa che dovrete prendere in considerazione, no? Perché probabilmente eravate, cioè, e questo succede molto spesso, no? Oppure volevate uno sano di mente e vi siete innamorati di un pazzo, di un folle, di uno psicopatico. Ora, se voi restate agganciati a uno psicopatico oppure restate agganciati a uno pieno di problemi, a livello logico-razionale siete dei cretini, a livello logico-razionale siete dei coglioni, perché queste persone dovreste eliminarle in seduta stante, ma per farlo dovete avere la padronanza delle vostre emozioni, dovete avere la padronanza, diciamo, del vostro imprinting, sapere gestire il vostro imprinting. Quindi questo è un punto fondamentale, no? Poi, ad esempio, abbiamo visto altre tipologie, come ad esempio il tipo 3, il tipo 3 è il manager, è uno molto manipolativo, potrebbe avere anche alcuni tratti narcisistici, no? Però anche il tipo 3 ha sempre le sue, è una persona che punta al successo e quindi teme il fallimento. Quindi teme il fallimento, la paura di fallire è il punto debole, il tallone d'Achille, è dove andare a girare il coltello nella piaga di questa tipologia. Il tipo 4 è il tipo artistico, no? Vuole essere sempre, diciamo, diverso dagli altri. Se tu lo fai sentire, lo massifichi, diciamo, uguale a tutti gli altri, e vedrai che questa persona si innamorerà. Il tipo 5 vuole, diciamo, essere indipendente, vuole essere preparato, e quindi ci sono altre metodologie per gestire questo. Insomma, ogni tipologia ha la sua metodologia. Adesso non è che posso mettermi ad approfondire totalmente tutte le personalità, perché diciamo, poi chi volesse poi approfondire queste tematiche può seguirmi al corso base e tutte queste cose vengono sviscerate non in mezz'ora di live, ma in lezioni strutturate dove si parla di imprinting, si parla di tante metodologie per cui avrete la possibilità di riconoscere, avrete la possibilità di avere successo, insomma. Quindi vi ricordo però di iscrivervi al canale, attivate la campanella, così riceverete anche la notifica.